Da Seregno, ci vedete, penso sia una new entry per l'hockey italiano, Paolo Virdi, Enrico Gonzo. qui con noi, la prima nostra insieme, ne ho passate tante, Enrico mi mancava, ma che meglio di lui che conosce, lavora per il Roller Bassano, è allenatore Roller Bassano e quindi conosce perfettamente ogni dinamica del settore giovanile, così anch'io ho degli aiuti perché i buchi di conoscenza del settore giovanile sono inevitabili, almeno li colmiamo tutti con l'aiuto di Enrico. Seconda semifinale, la prima l'ha vinta il Sandrigo 3-1, non fatevi ingannare dal punteggio. Sandrigo contratto per parola anche di Cacao, che è il suo allenatore, e di Bruno Ciambetti. Sandrigo contrattissimo 2-0, 2-1 forte, forte che ha sbagliato 3-4 gol là davanti. La lottata alla squadra di Cacao. Sì, Sandrigo ha sentito un po' la partita, ha avuto un girone relativamente facile e è arrivata questa semifinale, è stata più la paura di vincere che ha bloccato un po' i ragazzi, però alla fine i valori in pista hanno dato la ragione a Sandrigo. Insomma, la tensione blocca i grandi, figuriamoci i ragazzini, ma adesso concentriamoci su questo Roller Bassano Pumas Viareggio. Chi vince sfiderà appunto il Sandrigo nella finale del campionato Under 15, il Pumas con Edoardo Barsotti, Lorenzo Benvenuti, Bianca Bertolucci, che è in porta, Domenico Cupido, Cristian Lazzarini, Federico Paolinelli, Giovanni Pesavento, che però è infortunato per una frattura alla caviglia, se non sbaglio tibio operone, comunque qualcosa di grave. E poi Matteo Remedi, Manuel Paolinelli, Nicola Muti, allenatore è Mirko Bertolucci, Roller Bassano con Nicolò Favero e Ismaele Cenci, due portieri, Cenci è il titolare, Gianmaria Fiorese col 2, col 3, Davide Campagnolo col 4, Achille Baggio col 5, il capitano Antonio Biasini con il 6, Angelo Scremi col 7, Matteo Di Marco con l'8, Romeo Pasqualon che non ci sarà, poi ci spiegherà il perché, Enrico e Jason Satto con il 9, squadra molto organizzata. Organizzata che patina molto bene il Roller Bassano per Mirko Bertolucci. In pre-match ci ha raccontato di come sia un risultato essere già lì e aver vinto il match di ieri contro Scandiano è stata un'autentica impresa. Quindi il premio è una attenzione. Intanto Roller Bassano di qua, Bianca Bertolucci che va giù con una pantaglia e chiude in tubo sul primo palo. Grande intervento di Bianca. Dopo 40 secondi le formazioni, Bianca Bertolucci in porta con il 78 del Pumas, il capitano Lazzarini con il 4 Benvenuti, con il 97 Remedi e con il 9 Cupido. L'abbiamo già visto prima, Domenico Cupido che è un giocatore veloce e estroso, insomma, ma se ti allena Mirko Bertolucci è facile che tu diventi così. In porta, vi ho già detto, di Ismaele Cenci tra i pali del Roller Bassano. Poi con il 2 Fiorese, con il 3 Campagnolo, con il caschetto il 7 è Di Marco e poi abbiamo Antonio Biasini. Roller Bassano che ha chiuso il proprio girone, quello veneto, quello più complicato anche perché ha più partecipanti, ben 11 dell'Under 15 in testa, ha pareggiato due partite. Adesso vado alla classifica e faccio prima. Volevo vedere, proprio leggervela, ovviamente se non va su, 53 punti il Roller Bassano, 51 il Sandrigo, 50 il Valdagno, dicevi che è in campionato. Roller ha pareggiato a Sandrigo e a Valdagno e ha solo una sconfitta nel ritorno a Valdagno. Che però Valdagno è stato battuto qua, al termine di una bella partita, quindi l'equilibrio è elevatissimo. La rivincita se la sono presi qua dove conta e quindi bene così, insomma. Quella più importante di quello che è il girone, lo sappiamo da sempre, nell'hockey italiano quello più competitivo, insieme a quello toscano ovviamente, ma per una questione numerica, ahi noi, che speriamo possa aumentare. Ma vediamo entriamo nel match, questa lotta alla balaustra tra il numero 4 Benvenuti e il numero 7 con il caschetto blu Di Marco, che ha fatto vedere anche un'ottima dose di pattinaggio. Qua Remedi, Remedi, Remedi col casco da parte di Cenci, qua il più fisicato, ovvero numero 5, Biasini, che va a aprire per Di Marco.
Campagnolo e Biasini già sono le 10:30 e quindi le squadre ancora un po' più sveglie lo sono, lo erano comunque anche prima. Forte Sandrigo è forte. Adesso il Pumas che va a lottare con numero 4 Benvenuti, da lì prova la conclusione di Marco, bella lettura intanto da parte di Remedi, sempre testa alta, già insomma l'impostazione è di quelle buone entrambe, per entrambe le squadre, comunque stecca alta, pallina sul bastone, testa alta. Sì, diciamo che Roller sta soffrendo un po' la difesa chiusa della Pumas, la Pumas sembra un po' più propositiva e Roller deve crescere in possesso palla, hanno un po' troppa fretta. Ora Di Marco per Biasini, si propone con un blocco, anzi arrivando Campagnolo quasi schiantandosi, Bianca Bertolucci interviene e poi sul rebound Davide Campagnolo, stop e la conclusione di rovescio è larga. Bianca Bertolucci non occupa un grande spazio di porta, è molto reattiva, adesso ancora col guantone a coprire il palo, coraggio da vendere per Bianca, che sembra veramente piccolo Enrico, ma poi ha una grande reattività e una grande impostazione tecnica anche. Sì, è molto grintosa Bianca ed è sempre attenta sulla palla, la segue proprio con il corpo, questa età di solito i portieri seguono la palla solo con gli occhi, la guardano, invece lei è proprio sempre attiva, è sempre pronta, è lei che va a fare la parata, non è mai la palla che gli arriva addosso. Giusto, ottima illustrazione tecnica da parte di Enrico Gonzo, palla a due fischiata dagli arbitri di questo match che sono Giorgio Fontana di Milano e Davide Marcolin, che però io non ho mai visto, tu conosci? Sì, è della zona Veneto, è un bravissimo arbitro, ha iniziato da 3 anni mi sembra, però... E intanto c'è la rete da parte di Antonio Biasini, la situazione che meglio predilige Roller Bassano da sinistra, Di Marco stop, poi manca un controllo e poi il gesto pregevolissimo del sottogamba, lo rivediamo ancora una volta, guardate come arriva bene, arriva male su questa pallina, poi la recupera, un sottogamba che taglia di fatto fuori Lazzarini, occhio perché va già di là, c'è un uomo da solo, ma Bianca Bertolucci mette la stecca come il miglior traballe, va a interrompere e invece uno dei più piccoli, Matteo Di Marco, che non è titolare di questo Roller Bassano generalmente, però mi sembra che abbia tanta stamina, tanta velocità anche. Ma a noi a Bassano abbiamo 2 squadre under 15 fatte proprio apposta per far giocare i ragazzi, e la 15A è composta da 6 ragazzi e la 15B da 4 che sono aggregati alla 13, e uno di questi 4 è proprio Matteo Di Marco, quindi ha giocato tutto un campionato titolare con la 15B e oggi, vista l'assenza di Pasqualon, si trova in pista titolare e certamente regge il campo senza problemi. Ecco, parliamo anche un attimo di Romeo Pasqualon, che è fuori per... È un'appendicite, domenica sera è stato male, è stato operato di urgenza. Attenzione intanto proprio Di Marco e Bianca Bertolucci col suo intervento più importante, va di là, fa protezione, Benvenuti, poi si chiude nell'angolo e c'è la chiusura del Roller Bassano, che può ripartire con il suo numero 5, il capitano Biasini, ancora Biasini, rovescio, Bianca Bertolucci ancora un fattore. Dicevamo, chiudendo il discorso di Romeo Pasqualon, che comunque è un giocatore importante per questo Roller Bassano, occhio, l'errore e arriva al 2-0 con la finta di Antonio Biasini che fa sedere Bianca Bertolucci, mentre la palla non ci può arrivare sotto l'incrocio dei pali, e quando manca 9:34 il Roller è già bene o male dove voleva essere. Sì, Antonio è un ragazzo intelligentissimo, si butta dentro al momento giusto e anche qui ha seduto il portiere, è stato freddo, non ha esitato e l'ha messa dentro. Antonio Biasini, classe 2009, 15 gennaio, quindi grande nel senso fisicamente, ma poi quando hai, si parla di 2009, ma è vero che a questi livelli, vero, se sei un gennaio 2009 non è come essere un dicembre 2009. No? Certo, certo. Sì, lui infatti si disimpegna bene anche in 17, gioca, è uno che ha carattere, bene, bene, è freddo, tiene bene il campo, non fa mai le cose a caso. Già stato convocato in A2 nel 3-3 del Roller Bassano con il TN dello scorso 20 maggio, 19 gol con l'Under 17 e 45
fatte pure 47 in 24 partite, quindi la media di due partite, e ci siamo. Ha bucato pochi match, non ha segnato solamente con il trissino femminile, perché ci sta magari anche, e nella vittoria con il Valdagno, ma insomma è un apporto davvero importante per Antonio Biasini, che è il capitano del Roller Bassano. Occhio intanto di Marco, va di là, adesso il time out l'ha chiamato, non l'ho guardato, ma penso sicuramente Mirko Bertolucci, per così tranquillizzare i suoi, invitarli a giocare e anche a resistere magari alla pressione, perché comunque i due gol sono nati da, soprattutto il secondo, una distrazione difensiva, una superiorità numerica in un momento in cui non sarebbe dovuta esserci una situazione di superiorità. Adesso prova Lorenzo Benvenuti con questa palla dentro per Remedi. Palla lunga sulla sponda e Fiorese gioca fuori con una conclusione dalla distanza sul rebound, anche proprio l'attenzione dei vicentini ad avere arrivare prima anche sulla lettura delle palline. Fisicamente c'è molta differenza, poi sono tutti, se non sbaglio, un anno dopo quelli dei Pumas, devono essere tutti 2010. Occhio intanto anche a Fiorese, conclusione da lontano, però bene o male il Pumas è con tanta attenzione. Rico, li hanno portati ai 45 secondi. Sì, il Roller ha iniziato a far girare palla, a fare ordine, anche il risultato aiuta, perché sul 2-0 è la Pumas che si deve aprire, e quindi adesso diventa un po' più dura per la Pumas, ma abbiamo visto che in queste partite di finale, ma soprattutto a questa età, tutto cambia in un attimo. È cresciuta la Roller, sta facendo bene, ha un po' più fiducia, e come dicevi tu, la Pumas ha tutti i ragazzi del primo anno, mentre la Roller ne ha tre che escono, però ne ha altri in panchina pronti a rientrare. È un ciclo continuo, avendo le doppie squadre c'è sempre una squadra che arriva alle finali. Intanto altro ingresso laterale, palla in mezzo e pericolo sventato dalla difesa della squadra in maglia nera, che ha uno sponsor importante, non so se c'è anche sulle maglie giovanili, la Pharma è un importante brand di prodotti farmaceutici online. Ora la conclusione da lontano con il rebound, il palo di Di Marco, qui ha rischiato di capitolare il Pumas. Roller che arriva quasi sempre sulle seconde palle, credo anche proprio una situazione di reattività, Enrico, che ti porta l'attitudine anche a giocare un campionato competitivo, dove comunque hai sempre delle partite con degli avversari molto diversi, perché hai 11 squadre, 10 avversari, 20 partite diverse rispetto a magari campionati dove sono 6-7 squadre, quindi ti porta forse anche quello, no, ad arrivare prima su una pallina. Sì, il campionato in Veneto è molto impegnativo, non si può mai abbassare la guardia, perché il livello è abbastanza alto, e questa Roller, anche giocando con la 17, come vedi, arrivano sempre per primi sulla respinta, vanno ad aggredire la palla, non sono passivi, è un atteggiamento proprio dovuto al percorso fatto durante la stagione. Il lavoro di una società come Roller Bassano, che da sempre lavora con i giovanili, uno di quei prodotti lo conosco bene, Pietro Lazzarotto, che poi è stato affinato almeno fino dai 16 anni in poi a Monza, ora colonna del Sandrigo, che si è salvato ai play-out e che ha salutato Franco Vanzo dalla panchina. Franco Vanzo che andrà a allenare? Non so, penso sia ancora libero. Okay. Invece Sandrigo ci sarà già il sostituto? Lo sai, panchine venete ancora in dubbio, no? Io poi sul logo di mercato sono poco afferrato, poco mi interessa. So che a breve annuncerò i nuovi rinforzi del Monza. Due italiani e uno straniero al posto di Sergi Tordè. Ora il numero 3 Campagnolo che lotta nell'angolo. Roller Bassano che non sta creando moltissimo, control game, conclusione da fuori e ovviamente rebound sempre in possesso di Gianmaria Fiorese. Gioca con il cronometro e gioca con gli spazi e il timing che preferisce la Roller Bassano.
Dietro pista ancora Fiorese, s'accenta, tira Bianca, brava a coprire il suo palo. Ora deve cercare la ripartenza, una delle poche ripartenze, ma c'è già la chiusura in rientro. È bravissimo qua a tenere pallina Remedi. Squadra anche proprio fisicamente, qua Remedi che però non riesce a liberare fisicamente, fai fatica perché sei un anno in meno e sono tutti più piccoli e questo alla lunga incide. Beh, un anno nelle giovanili fa una differenza mostruosa. Pensi che questi ragazzi hanno solo un anno in più, ma sembrano degli uomini in confronto. È veramente, marca tantissimo la struttura fisica in un anno di differenza. Sembra così poco, invece tanto. E fa tanto perché davvero quando poi si gioca con, anche se tecnicamente si è ben portati ma si è più piccoli, quando si gioca contro qualcuno di più grande, anche solo il fatto di dover sempre difendere, avere l'intensità, il contatto fisico, giocare uno contro uno, questo accade anche nei grandi, poi sul lungo minutaggio questo lo paghi, lo paghi proprio in termini di lucidità e di prontezza. E per i piccoli del Puma, se riuscire a tenere questo risultato, riuscire a tenere il contatto fisico, adesso sarebbe forse la base per arrivare fino in fondo con fiducia. Ma in uno sport tecnico come il nostro sappiamo che il fisico aiuta fino a un certo punto. Quando hai la tecnica, hai la rapidità e l'intensità, mi viene un esempio, no? Pedro Gil e Sergio Silva giocano lo stesso sport, due fisici completamente diversi e due atleti di primissimo livello. Quindi i più piccoli sono spinti a lavorare ancora di più sulla tecnica, i più grandi possono sfruttare il fisico per un anno, poi l'anno dopo salgono di categoria e trovano uomini ancora più grandi, quindi anche loro devono rilavorare sulla tecnica. Una cosa in cui si lavora tanto in Italia è proprio l'aspetto tecnico, riuscire tecnicamente a gestire la palla e a superare l'avversario con un gesto tecnico e non solo fisicamente. E certo, perché l'uno contro uno oggi è fondamentale per creare la superiorità, per creare la verticalità, e abbiamo proprio bisogno di giocatori tecnici perché davvero di top player. Togliamo Cocco, togliamo Verona, ma non abbiamo, abbiamo ottimi giocatori, ma insomma fatichiamo a produrre degli Alabarte, ecco, mettiamo così, o dei Bargaiò. Attenzione, intanto una palla rubata, Bianca è brava sulla conclusione un po' egoistica di Antonio Biasini, che aveva un compagno sulla laterale da poter servire. Occhio al Pumas che deve sfruttare, ma c'è già il ritorno dello stesso Biasini che riapre qua dello spazio e poi un 2 contro 0. Va in campo aperto e si distende la roller. Pumas che si è trovata un po' così quasi distratta nell'accoppiamento delle marcature. Mirko Bertolucci si arrabbia, tanto l'abbiamo rivisto, la situazione offensiva, eccola, guardate, arriva in un campo aperto, si sono aperti i due ragazzi che sono Remedi e Lazzarini, lasciando gli attaccanti liberi, quindi gol, diciamo il contropiede perfetto è così. Sì, diciamo il lavoro importante è stato fatto a testa alta da Di Marco, che ha servito senza pensarci Campagnolo e non poteva sbagliare. Erano tutti e due al posto giusto, al momento giusto, e hanno fatto la cosa giusta. Esatto, con il timing, esatto, è proprio quello che volevo, ti ho interrotto per quello, la spaziatura che sembra logica e scontata che i due vadano là, ma non lo è, raccontalo. Oh, soprattutto nelle giovanili è difficile vedere ragazzi che riescono a piazzarsi al posto giusto e a guardare, a leggere la situazione e a scegliere la soluzione migliore, e qui lo hanno fatto in modo impeccabile. Ora si riparte con il 3-0, 4 e mezzo alla fine, deve stare in the match il Pumas. Occhio a questa azione di Marco che riesce a appoggiare un ginocchio e un polso, rialzarsi e recuperare pallina velocissimo e davvero idea di quello che deve fare e alla velocità con cui la devi fare. C'è dello spazio per un rovescio e questa è una pallina di rovescio da parte di Campagnolo, scusate, di Biasini per Campagnolo con la spizzata, qualcosa che non è, mi verrebbe da dire, casuale, ma questa è provatissima. Provata, è un movimento che provano in uscita quando la squadra è schiacciata e il portiere è coperto, lo provano spesso e gli riesce anche. Anche perché è una di quelle situazioni che nell'hockey antico non esisteva hockey, tanto c'è un fallo di squadra che penso sia il secondo. Nell'hockey di solo di qualche anno fa, situazioni tecniche sì, il tiro da lontano c'era, magari con l'uomo che copriva, ma la palla con la spizzata, occhio dato alla Pumas che va dall'altra parte, e Ismaele Cenci poche palline ha toccato,
adesso è il segnale della superiorità, forse al di là del 3-0 con cui Roller Bassano, ricordiamo, mi ha detto e lo ricorderemo ancora, tutti atleti con un anno in più di età e di esperienza, conclusione lontano, Bianca Bertolucci è lì pronta e prova ad andare di là, pensa al tiro da fuori e lo trova, la conclusione da parte di Remedi, no, del 4 che è benvenuti in tuffo Cenci. Allora, la riapertura Campagnolo, ancora rovescio, palla alta, ha preso qua, postura errata, palla alta. Sì, fretta nella conclusione, era troppo avanti con il corpo e la palla gli è andata alta, ma bene, ma stanno facendo bene, stanno girando bene la palla. Adesso vediamo se il mister fa qualche cambio per tenerli freschi, che penso che ha chiamato il time out De Gerone per spezzare un po' il ritmo, per dare un po' più di ordine. In questo momento stanno facendo bene il Roller, il Puma sta un po' soffrendo, dicevi anche Cenci, portiere molto attento, paga un po' fisicamente che è piccolino, però è sempre attento su tutte le palline. Il discorso che facevamo prima di Bianca vale anche per lui, è sempre attento sulla palla, è sempre con l'atteggiamento giusto. Speriamo cresca anche fisicamente, così sarà un futuro portiere molto importante per questa società. Ismaele Cenci, che è un dicembre 2009, e sono andato a controllare sul sito della FIS perché nel time out era qui sotto e ho visto una faccia da bambino, ma bambino bambino. Sì, sì, è piccolino, però ha tanta voglia, una voglia di imparare, lavora tantissimo, è proprio un appassionato e quindi merita i risultati che sta ottenendo. E a proposito di risultati, abbiamo parlato di Mirko Bertolucci, ma non abbiamo più nulla da svelare su Mirchino. Invece di Leonardo De Gerone in panchina qualcosa da svelare c'è. Raccontacelo un po' tu, che hai il piacere di lavorarci nella quotidianità. Leonardo è un allenatore giovane e io l'ho avuto come atleta anche, quindi lavoriamo. Perché tu sei l'allenatore vecchio. E quindi... pago un po' l'età. Ma perché ho iniziato presto, non perché sono tanto vecchio. No, Leonardo è bravo, è appassionato, ci tiene tanto ai ragazzi, soffre con loro. Sono 5-6 anni che fa l'allenatore, quest'anno ha una squadra di un livello alto, ricordiamo è la squadra che aveva Laura Minuzzo per 7-8 anni. Intanto il 4-0 di Antonio Biasini con questa pallina di rovescio, così buttata là, forse per una spizzata, comunque per metterla in mezzo. Bianca Bertolucci non la vede nemmeno partire e arriva il 2-0, guardate, centrale, ops. Palombella, si spostano e si sposta il difensore, chiede una palla alta, Mirko, è una palla che non so se va sopra il metro e mezzo, però il ragazzo, non ho visto il numero, fosse Benvenuti, credo in difesa, comunque si è spostato per non prendere una pallinata, la palla poi ha chiuso la sua corsa alle spalle, intanto mamma mia che bomba qua di Davide Campagnolo, 5-0. Qui accelerazione 1-2 e adesso cambio, esce Di Marco, entra il numero 6 Angelo Scremin, classe 2009 Scremin? Sì, 2009. Si vede a occhio nudo che è 2009. E quindi Ismaele Cenci, il portiere dell'Oler Bassano, è un dicembre 2009 molto molto piccolo. C'è Nicolò Favero. È giugno 2010, 18 giugno, a breve farà 13 anni. Ora Pumas che deve cercare di restare nel match, il 5-0 è un punteggio severo per questo primo tempo, ma insomma il Pumas fatica. Adesso attenzione perché se ne va proprio Scremin, che riapre per Antonio Biasini, ancora Biasini, centrapista per Scremin, so gioca alto Roller Bassano cercando di far lavorare anche la difesa ora che il punteggio è acquisito. Palla dentro con Fiorese che si era piazzato davanti a
il numero 9 Remedi, tagliandolo proprio via, ma ha mancato il l'impatto con la sfera e dunque Bassano che adesso riparte. Cosa dice Enrico? Una squadra che è sotto 5-0 e che fatica davvero a, comunque a stare anche con le marcature giuste e a tenere l'accelerazione, anche adesso vedete questa pallina centrale con due uomini liberi, uno a destra e uno a sinistra. Ora ad esempio si propone Campagnolo, il lavoro con la sulla testa dei ragazzi è fondamentale. Ma il roller adesso ha acquisito quella fluidità che gli mancava all'inizio, che erano un po' contratti. È chiaro che un risultato è troppo pesante per la Pumas, non meritano un 5-0, ma i valori in pista purtroppo per età sono questi, sono ragazzi che devono continuare a lavorare in prospettiva futura e sono sicuri, se sono arrivati fino a qua sicuramente c'è qualcosa di buono su cui lavorare, ma Mirko lo sa meglio di me e sa lavorare bene con i ragazzi. E sappiamo che l'anno prossimo in questa categoria, non sappiamo se la vedremo in finale, ma sicuramente questi della Pumas saranno tutti migliorati, anche perché continueranno a lavorare tutta estate, lo sappiamo, camp, piste all'aperto, anche sotto la pioggia, non è che si sono mai fatti problemi Bertolucci a far giocare i ragazzi. Allora 5-0, finito il primo tempo, io congedo un attimo Enrico e mi prendo il capitano del Sandrico, Somacale. Adesso, carina questa inquadratura. Ciao. Ciao. Non potete venire qui, Ciao capitano. Allora, col Valdagno avete perso e pareggiato in campionato, avete vinto quella importante. Prima un po' di tensione, mi ha detto Cacao che eravate un po' tesi perché era una semifinale, la sentivate un po'? Sì. Cioè, per lo più perché noi siamo, cioè, siamo molto fluidi nei nostri movimenti, però visto che avevamo tensione è andata male e quindi perdiamo le palline, abbiamo preso anche contropiedi brutti. Vi ho visto anche uscire, ogni tanto mancava la linea di passaggio, qualcuno che scappava, avevate fretta di andare di là? Perché non riuscivamo a seguire lo schema che facciamo sempre perché ci sentivamo bloccati quasi. E Roller Bassano è una squadra che ha chiuso davanti a voi, pronta, preparata. La tua idea su quella che sarà ormai la prossima finale, perché 5-0 la Roller è la prossima finalista? Allora, loro sono molto che spostano la palla da un campo all'altro, è difficile marcarli, però bisogna stare molto vicino perché sennò ti scattano e quindi è difficile tenere anche loro. Poi in difesa loro pressano tanto, quindi bisogna cercare di fare i blocchi, tagliare in mezzo e fare, se si riesce, il dai vai e il triangolo. Ci stai già dando delle indicazioni tattiche su quella che sarà la finale, quindi prendete gli appunti. A te piace difendere? Sì, cioè, mi trovo meglio. Ti piace difendere e è una delle cose più importanti, so che fanno i migliori difensori, insomma, ovviamente di Pinazzara, ad esempio, per dirne uno bravo, è leggere le linee di passaggio, è qualcosa che fai già, leggere le linee di passaggio e cercare di anticipare, cioè è qualcosa che studi? Cioè sì, perché anche le cose che fanno loro le facciamo anche noi e quindi penso a quello che faranno la prossima mossa, quindi tipo sposto la stecca e poi penso che la mando a sinistra e quindi la sposto dall'altra parte, così riesco a intercettare e fare il contropiede subito. Tu hai iniziato a giocare, quanti anni avevi? 4. Quindi, beh, eri proprio bimbino? Sì. Adesso ne hai? 14 a luglio. E quindi praticamente sono 10 anni che giochi, diciamo, della tua vita, da 14enne, una parte, 10, sono già sui pattini. Quanto ti piace sto sport? Molto, cioè, mi intrattiene tantissimo, è proprio bello giocarci, mi viene voglia ogni giorno ovviamente. E invece guardare, quando guardi le partite o guardi che squadra tifi, ieri hai visto la finale, penso di no, ieri sera? Sì, no, non l'ho vista. Tifi Sandrigo? Sì, ovvio. Siete salvati e poi insomma la squadra è allenata da Vanzo, che ha anche una bella squadra, il Brendo, Pietro, una squadra che tosta. Sì, che tiene, che tiene. E invece così, fuori giocatori, che ne so, un Lucas Martinez, un giocatore portoghese, spagnolo, argentino, perché quelli bene o male sono, che davvero ti piace? Cioè io non conosco tanto i nomi delle persone, ma tipo, qui il Valongo, anche quelli anche del Noia. Se ti dico, non so, Elder Núñez?
Non conosco. Già Eder News. Ok, adesso ci saranno gli europei a fine luglio, ti li guardi e poi ti interrogo su Eder News e sui portoghesi. Va bene, noi faccio anch'io 2 minuti di pausa perché adesso si riparte. Ti ringrazio. Grazie mille. Ciao capitano, in bocca al lupo per dopo, perché poi ci rivediamo dopo la finale. Ciao. Coraggio di affrontare le sfide traccia la strada per raggiungere traguardi sempre più ambiziosi. La passione rende unico ogni momento. Condividiamo le emozioni che solo lo sport ci regala. Le lacrime versate sotto la pioggia, la gioia di una notte indimenticabile. Stadi, città, persone. Tutti protagonisti del gioco. Insieme camminiamo lungo le strade che abbiamo costruito e raccogliamo i frutti seminati nel nostro percorso. Responsabilità e determinazione ci migliorano, ma soltanto uniti contribuiremo a una migliore visione del mondo. Per vedere crescere i giovani talenti, per dare voce alla passione comune, per essere pronti a tendere una mano. Costruire insieme qualcosa di significativo è il motivo per cui scendiamo in campo. Perché lo sport è un terreno fertile dove far crescere qualcosa di importante, per fare davvero la differenza. Lasciamo il segno insieme. È il secondo tempo, Paolo Virdi e Enrico Gozzo, ogni tanto ci vedrete anche, abbiamo una telecamera, ho visto quest'anno le finali di Ebel Cup di hockey, eccoci qui, ciao. Tra Bolzano e Salisburgo, qualcosa di fantastico, a Bolzano dove tra l'altro si giocano i mondiali gruppo B l'anno prossimo e i telecronisti ogni tanto così venivano inquadrati nella loro cabina, così avviene anche al Palazzo Maschini di Serigno dove stanno giocando queste finali del campionato Under 15, la prima finalista è il Sandrigo che ha battuto il Forte dei Marmi questa mattina per 3-1, l'ultima in empty net e quindi 2-1 lottato più di quanto si possa immaginare col Forte che ha avuto più palline anche per pareggiare, ma Sandrigo che è dove voleva essere e Roller Bassano che sarà la prossima finalista, perché lo dico così? Perché siamo 5-0 e c'è molta differenza innanzitutto di età e però la prima cosa bella che vedete è questa conclusione, mezza girata di Matteo Remedi, giocatore molto tecnico, e la parata, intanto il gol dall'altra parte con un rovescio su cui Bianca Bertolucci non può niente, di là Ismaele Cenci, la prima forse bella parata dopo un allungo nel finale del primo tempo e arriva il gol, il diagonale è di Davide Campagnolo, quindi 6-0
come magari se non seguivate il match dall'inizio, chiaramente c'è una grande differenza di età innanzitutto, perché la Pumas, i ragazzi della Pumas sono al primo anno. Mirko Bertolucci insomma raccontava di come sia già soddisfatto di essere qui a giocarsi una semifinale per lo scudetto, e quindi occhio intanto perché in campo aperto è ottima l'idea di Benvenuti per cercare Lazzarini, il capitano del Pumas. Pallina difficile proprio perché arrivava da dietro, lui al volo ha cercato sulla verticalizzazione del compagno, partita pallina complicata. Ora è Fiorese per Biasini. Biasini che ha già debuttato in Serie A2 nella sua presenza con il Tiene. Insomma, buttare in Serie A2 a 14 anni è qualcosa di importante, ma lo vediamo, che insomma un giocatore completo. Mi sembra che Fiorese e Biasini siano già in quella fase evolutiva che si vuole molto per la maturità, ma insomma sono già molto avanti, ecco, diciamo, quando dicevo che uno è avanti a livello giovanile comprende un po' tutto il pacchetto. Ora può giocare ragionato Roller Bassano, buona adesso la chiusura difensiva, e ora la Pumas, Enrico, sacrificio difensivo per comunque tenere, perché poi se molli due secondi l'imbarcata ci vuole un attimo. Sì, la Pumas ha cambiato un po' atteggiamento, sta facendo una zona aggressiva un po' più difficile da attaccare per il Roller Bassano, che è abituato ad attaccare contro le squadre a uomo, però comunque i ragazzi stanno facendo girare palla senza fretta e trovano, come vedi anche adesso, la conclusione. La Puma sta provando a giocare le proprie carte per mettere in difficoltà il Roller. Chiaro, come dicevi tu, stanno lavorando bene e devono crescere, e il prossimo anno avranno questa esperienza qua importante sulle spalle. Ora Pumas con Remedy che va dal suo compagno, ma non riesce, che riesce ad uscire con Benvenuti. Ora ancora Remedy, ancora Benvenuti. In mezzo a due avversari, poi il fallo da parte di Fiorese, perché Benvenuti, tanto cercano di partire in velocità, ma forse era meglio aspettare un attimo. E qua il gol del 7-0 in campo aperto da parte del numero 6 Screaming, che si scrive anche lui nell'albo di questa partita. Qui la Pumas ha avuto, i ragazzi hanno avuto fretta di battere con la punizione senza mettersi in ordine, e hanno ottenuto l'effetto contrario, ovvero lasciare in campo aperto questa l'inesperienza. E qua è solo pura inesperienza. Ma è anche un espediente tattico quello di battere la punizione prima che l'avversario sia pronto. Hanno avuto fretta, però l'hanno battuta male, dalla parte sbagliata verso l'uomo sbagliato, che ha anticipato bene e ha lanciato il contropiede. Come adesso certe cose la Roller non le perdona, soprattutto se è una leggerezza così, insomma, che lascia campo libero per giocare. E dunque, sì, in effetti batti veloce, ma se la dai a quello che c'ha già un raddoppio con l'altro che scappa. Va, ora prova a uscire la Pumas con Cupido, viene anticipato ed è Biasini che mette fuori. Ora prova Remedy. Sì, un paio di volte prima era Cupido, ho detto Romedi, quindi mi scuso, soprattutto con i nonni a casa che magari stanno guardando i nipoti che giocano. Ora Screamin da lontano, Bianca che la tiene lì e può ripartire proprio con Cupido, deve uscire dalla propria metà pista, non ce la fa. Passano i 10 secondi di possesso offensivo senza superare la linea dei 20 metri, quella di metà pista. Una volta c'era l'antigioco, tanti anni fa. Ora, sì, nella preistoria, nell'hockey pista. Arriveremo a togliergli anche i 5 e i 10. Adesso, ora, sempre la Roller con la conclusione al volo, potente anche di Campagnolo.
Una gran bella pattinata, e direi che poi il pattinaggio anche è qualcosa di importante e che ruba l'occhio, anche un po' come i ragazzi del Sandricon, anche quelli del roller, il pattinaggio, Enrico, è che tutti vogliono stecche pallinate. Adesso faccio anch'io il vecchio, quando da bambino giocavo nell'Hockey Club Lodi, mi sta ascoltando Attilio Ghizzoni, il primo anno, ok, attenzione, intanto arriva anche l'8-0 con questo contropiede di Gianmaria Fiorese, che fa protezione di pallina, supera l'avversario, e nel classico dei gol a porta vuota, diciamo così, serve il compagno, e arriva il gol dell'8-0. Dicevo, come Attilio Ghizzoni, che è stato uno dei maestri delle giovanili del Hockey Club Lodi, portiere, insomma, giocò anche con Livramento in quegli anni all'Amatori. Il primo anno tu pattinavi, Revellino, pattinavi, Birilli, 8, pattinare, così, non ce n'è. Adesso ovviamente in tempi moderni tutti vogliono stecca e pallina in mano subito, però prima della stecca e pallina, Enrico, viene qualcos'altro. Ho la fluidità di pattinaggio che ti permetta di giocare tranquillo, perché sai stare bene sui pattini, è fondamentale. Un giocatore di hockey non deve aver fretta, ci vogliono 3-4 anni per riuscire ad esprimersi, proprio perché il primo anno lo dedichi al pattinaggio, poi affini la tecnica, poi impari a giocare con il compagno, l'avversario, è un percorso, per questo è importante iniziare presto, no? Così questi 4 anni, se li fanno da giovani, sono anche più semplici da assorbire. Sì, il pattinaggio è la base, è importantissimo. Pattinare tanto, perché è un problema enorme che c'è, e sembra veramente, visti i 1200 km di piste ciclabili che ci sono nel bel paese, soprattutto al nord Italia, è incredibile come non si veda mai qualcuno con le quattro ruote. Cioè, io vivo a Lodi, dove c'è una ciclabile ogni 500 metri, perché la città è ormai è piena, è in uscita verso l'esterno. Mi capita davvero una volta ogni 2 mesi. Intanto arriva al 9-0 con una pallina appoggiata, messa in mezzo a metà pista, come lo dicevamo nel primo tempo, azione voluta, ovvero palombella e spizzata, e quindi... E anche proprio il fattore del pattinare, cioè di avere dei luoghi dove pattinare. Io davvero giro tantissimo in bicicletta, mi capita una volta ogni 2 mesi di vedere un ragazzo con i pattini a 4 ruote, e questo forse è un problema al quale non ci si pensa mai, ma se vi fate, ci poniamo tutti la domanda, quando ci capita di vedere in mezzo alla strada dei ragazzi che pattinano, che vanno in bici, che giocano a pallone, che giocano a basket, sì, dappertutto, a tennis, a padel, ovunque, però ragazzi che pattinano in giro non se ne vedono mai. Ma anche perché strutture ce ne sono poche, come dici te, sì, ci sono piste all'aperto, e ragazzi con i pattini quad se ne vedono pochi, è più facile con i roller per la strada, no? Perché la ruota, la forma della ruota fa schizzare sassi e via dicendo, ed è più semplice la pattinata. I ragazzi che però hanno voglia trovano lo spazio, trovano la pista da ballo, trovano il posto dove andare a giocare, il pomeriggio, il garage, e questo è dove lavorano tanto. Però prima mi hai fatto un discorso che coinvolgeva Cabestany, che insomma l'Italia lui è sempre molto legato, a Breganza in particolar modo, lo sappiamo tutti. Guillen dice, noi, no, ripetimela tu, quella frase, raccontamela tu, e lì sta la base. È anche vero che se la base non ha mai qualcosa in più per allargarsi, e non parlo di comunicazione che è sempre il mio cruccio, va bene, è proprio il fatto di avere gli spazi open. Nei discorsi della federazione con la quale in questi ultimi 2 anni ho avuto l'onore di poter collaborare spessissimo, si parla di street, di sempre di stare in mezzo alla strada, e lo è perché oggi c'è lo skateboard, perché c'è il monopattino, e quindi la federazione si apre ad altri orizzonti. L'hockey però non si apre ad altri orizzonti, che sono quelli di stare in mezzo alla strada e sfruttando anche le 4 ruote. Enrico, Noi come associazione HP Training lo stiamo facendo come promozione sportiva, andiamo nelle scuole, andiamo nei centri commerciali, facciamo dei tornei nei posti per portare fuori l'hockey dai palazzetti, perché l'hockey ha solo il problema che non è conosciuto. Quello che diceva Cabestany, ci chiedeva, ma come fate voi italiani, che siete un numero ridotto, 2500, 2800, a mettere in difficoltà noi che siamo 20.000, no? E noi facevamo i campus con lui dedicava un giorno, lo chiamava l'hockey italiano, in cui noi andavamo in pista e facevamo la tecnica individuale con i ragazzi, e lui si metteva sugli spalti con il suo block notes a vedere cosa fare. Mi ricordo quando è stato il momento del lockdown,
che diceva andavo in pista con due giocatori a Porto e facevo gli allenamenti all'italiana, mettevo i birilli, faceva quelle cose tecniche che servono tantissimo e che per il nostro hockey sono la base. Noi allenatori italiani di scuola italiana siamo cresciuti su questo, prima la base tecnica, e mentre di là magari hanno la quantità, e quindi su 20 ne pescano 10 buoni, i più veloci, i più rapidi, i più intuitivi. Anche gli anni che lavoravo con Pedro Gil mi ha fatto una battuta un giorno, mi ha detto: ma se io facevo queste cose da piccolo sarei forte, detto da Pedro Gil, faceva già ridere così, no? Pedro è uno che sa unire sarcasmo e verità in una frase, questa, qua, quello che hai appena detto la racchiude tutta. Sì, stavo vedendo adesso che De Gerone ha messo in pista tre giocatori della 15B del primo anno, e forse per far riposare gli altri per la finale, mancano ancora 8 minuti, però Rolle sta tenendo la pista. Ora Pumas prenderà un po' più di coraggio probabilmente, perché trova dall'altra parte qualche punto probabilmente un po' più debole. Vediamo come i ragazzi che sono cresciuti durante l'anno affrontano questa entrata in pista e riescono a porsi. Noi abbiamo allargato il campo dei racconti a Cabestany e a tanti aspetti che riesco ad approfondire grazie alla fortuna di avere Enrico Gonzo qui con me, ma magari anche dopo ci rivediamo. Un paio di telecronache li ho prenotato, Matteo Galimberti, per il piacere di tanti appassionati, perché siamo 9-0 e quindi c'è anche da raccontare molti aspetti che ci portano a questo 9-0 e sono ciò che circonda l'hockey e quello che un po' proviamo a leggere. Enrico sicuramente meglio di me, che comunque seguo marginalmente, non da dentro, l'hockey giovanile. Occhio in campo aperto, una pallina ce l'ha il Pumas, ma c'è la chiusura di Baggio, di Achille Baggio, che tu conosci perché hai tu, immagino. Ora anche Emanuele Paolinelli, vediamo anche proprio i quintetti con Mirko, che farà entrare anche Edoardo Barsotti dalla panchina. Ora il roller Bassano in pista con Fiorese, Baggio, Biasini e Di Marco. Ah, è entrato anche Nicolò Favero, è uscito Ismaele Cinci. Un clean sheet per Ismaele Cinci. Ormai questa terminologia, fatevene una ragione, è sdoganata anche nel calcio. Onana 8 in Champions League, con tantissime persone che magari si affacciano sui social e tutti così a discriminare l'inglesismo. Insomma, il clean sheet in sport seguiti da miliardi di persone, l'hockey ghiaccio, lei in Excel, per dire, esiste da una vita, esattamente come il gol in empty net, ovvero quando non c'è il portiere. Sono terminologie che inevitabilmente vanno acquisite, ma che arricchiscono semplicemente il gol a porta vuota o ha finito senza subire reti, o reti bianche. Reti bianche sa molto di Gianni Brera e calcio d'antan, perché alla fine quasi tutto proviene dal vocabolario sportivo calcistico, e soprattutto di qualche anno fa. Ora entra il numero 2 Edoardo Barsotti, che con Bianca Bertolucci, il 97 Matteo Remedi, il 78 Cristian Lazzarini, e in pista il 2 Barsotti e Manuel Paolinelli, quindi una squadra molto 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 giovane, mentre vedo anche un altro piccolino dei tuoi che sta entrando nel roller Bassano, che è Jason Satta, giusto? Jason Satta è giovanissimo, io me lo ricordo lo scorso anno, se non sbaglio con la 13. Un peperino in pista della 3. Il Di Marco, Baggio, Jason Satto e Favero sono i tre che erano l'anno scorso in finale con la 13 e fanno parte della 15B quest'anno, e sono aggregati alla 15A per fare le finali. L'anno scorso la 13 finì? Finimmo quarti alla fine, abbiamo perso la semifinale 1-0 con il Trisino e lì avevamo dato tutto, e nel terzo quarto abbiamo giocato tutti fino alla fine col Sandrigo, siamo arrivati quarti, ma è stata una bellissima esperienza. E in finale il Trisino batte il Follonica, se non sbaglio. 5-0, sì. Ora il Trisino, che l'anno scorso vinse
tutto o quasi in molte categorie. Quest'anno invece la prima squadra, il forte, abbiamo visto presente anche Roger Molina, il forte ieri sera ha vinto 5-4, quindi attenzione che poi ci sarà in settimana gara 2 e domenica prossima gara 3. Ora 3-20 alla fine, 9-0 per il Roller Bassano. Ricordiamo le prossime partite: alle 12 a mezzogiorno a Grate, Amatori Modena, simbolo Amatori Modena per il terzo quarto posto della Coppa FIRS, che prende praticamente sostanza spazio al posto della Coppa Italia, ed è qualcosa che è stato studiato e adesso vi diremo anche il perché. Poi la finale di Coppa FIRS all'1:30 Valdagno Seregno, partita mi sembra abbastanza condizionata al pronostico questa, con il Valdagno che ha i favori. Un Valdagno che nei gironi è uscito in Veneto, se la giocava con Roller e Sandrigo, e a sorpresa un po' per noi veneti vedere il Valdagno in Coppa Fisra, penso che deve giocare con la squadra di casa che sicuramente ci metterà orgoglio, passione, e vedremo una bella finale anche lì in Coppa Fisra. Poi a volte i ragazzi, anche quando si trovano magari a non giocare quello per cui erano venuti a fare, cioè lo scudetto, un po' di scoramento, di demoralizzazione, magari la trovi anche nei ragazzi. Sì può succedere nei ragazzi, però la parte emotiva, sto parlando di emotività, attenzione. Sì, però allo stesso tempo i ragazzi riescono anche ad azzerare e ripartire, tante volte dopo una sconfitta in doccia stanno già cantando, quindi i ragazzi sì chiaro, dopo la sconfitta che hanno, questo è lampante, ma è il bello dei ragazzi, è il nostro futuro, sono meravigliosi. Mezzogiorno a Grate di Modena alle 13:30 Seregno Valdagno, e poi nel pomeriggio abbiamo anche una pausa, sì, perché vedo già, no, alle 15 c'è Scandiano Eboli, la finale quinto sesto posto dello scudetto. Occhio a questa palla dentro con Gesù Satto e Bianca Bertolucci che sbriglia, mentre è il piccolissimo Paolinelli, si vede proprio che è piccolo Paolinelli, frazione di 5 secondi non perdonata da Fontana, e cambio del portiere, entra Nicola Mutti che è piccolo anche lui, esce Bianca Bertolucci. E dunque dicevamo alle 15 Scandiano Eboli, e poi alle 16:30 il forte contro il Pumas per la finale del terzo posto, e alle 18 la finale del primo, quindi abbiamo ancora 1, 2, 3, 4, 5 telecronache, siamo già alla seconda. Nelle finali di Forlì due anni fa con Francesco Ferrari viaggiavamo a ritmo di, mi sembra, 10 partite al giorno, dalle 9 alle 23, bellissimo. Ma se posso dire una cosa che notavamo prima parlando fuori fra allenatori, ci sono tantissime occasioni per i ragazzi quest'estate per allenarsi fra campus, centri estivi, tornei. Vanno sempre aumentando. E questa è una cosa bellissima, soprattutto a dispetto di chi dice che l'hockey è in crisi, è in difficoltà. Probabilmente non conosce le giovanili, i ragazzi hanno una voglia incredibile, e le società che concludono l'attività a fine giugno per poi riaprire a settembre, i ragazzi hanno queste opportunità. Noi come associazione facciamo dei tornei, abbiamo sempre... Parlane pure della tua HP Trading, perché magari ne parliamo, siamo anche inquadrati, visto che siamo in pieno garbage time, perché siamo 9-0 per la Roller Bassano, quindi parliamo di qualcosa per loro. Sì, ci sono tantissime proposte per i ragazzi dai campus organizzati, mi viene in mente Bertolucci, Seregno, Marchesini, ma ce ne sono tantissime proposte, e questo è sintomo che i ragazzi hanno voglia, come dicevi te, magari non se ne vedono in giro per la strada, perché quando arriva il 10-0 e lo segna Killeb, no, Scremin. Sì, dicevo che i ragazzi hanno voglia e basta organizzare qualcosa per loro, rispondono sempre presenti. Noi facciamo i tornei d'estate, l'estate scorsa avevamo più di 400 ragazzi che hanno giocato, è proprio la gioia nel vedere nel vederli partecipare a queste iniziative, a questi raduni,
particolari. La nostra associazione si ritrova una volta al mese, mette in pista gli atleti con i giocatori di A1, ed è bellissimo che trasmettono ai ragazzi le piccole cose che poi però fanno la differenza. Tante piccole cose messe assieme a questa passione fanno diventare i ragazzi sempre più bravi, sempre più appassionati. Io ho visto anche uno in Lunigiana con Fantozzi e Gnatti, ad esempio a Sarzana, poi c'è il Mariotto Hockey School che Enrico, Massimo, tutti gli anni ormai fanno. Qui siamo 10-0, tripletta per Angelo Scremin, tripletta per Antonio Biasini e per Davide Campagnolo, un gol per Fiorese e 7 secondi dalla fine. Roller Bassano che penso la terrà, vediamo perché i ragazzi magari non sono ancora avvezzi a tenerla, e finisce però qua. Quindi 10-0 in questa gara, comunque Roller Bassano con valori anche proprio di età differenti. Adesso proviamo a fare una cosa, sì? Io intanto probabilmente dietro non vedete Mauro Tettamanzi e la nostra regia, è giù a fare delle interviste. Porto giù? Potete? Vai con la camera? Ok, dai. Vado giù, sentiamo un po' Mirko e Leonardo De Gerone. Intanto saluto Enrico, noi ci... Sì, cioè, dopo facciamo ancora, certo, ok. Allora, lasciamo perdere il tabellone, cosa porti a casa, guarda che parte la finalina anche dopo, cosa porti a casa di questi 4 giorni? Ma intanto la consapevolezza di avere un grande gruppo. Tanto non hai voce come quando allenavi in ragazza. È uguale, quello è un vizio. E la consapevolezza di avere un grande gruppo, perché sono tutti 2010 ed entrare nelle prime 4 è sinceramente un grande risultato. E... la cosa che sinceramente mi dispiace è di non essermela potuta giocare alla pari, che io sono arrivato qua con una squadra che ha vinto il campionato regionale perché di fatto avevo un giocatore di qualità, ok? Più grande fisicamente, che ha aiutato molto. Francescone? Pesavento. Pesavento, scusa Pesavento. Che è Giovanni Pesavento, ha aiutato molto i ragazzi durante l'anno, al di là delle qualità proprie, è stato molto d'aiuto per i ragazzi sono cresciuti, è chiaro che... Un sostegno anche in pista. Oltre che a livello qualitativo, a livello anche caratteriale. È chiaro che a 15 giorni alle finali vedi crollare, diciamo, il pezzo più importante. Sicuramente abbiamo avuto un contraccolpo. Non abbiamo fatto bene nel girone, però ieri sinceramente abbiamo fatto una partita stratosferica con lo Scandiano. Credo che questi ragazzi qua meritino applausi. Oggi davanti avevamo una squadra che sinceramente è nettamente superiore sotto ogni aspetto, fisico, tattico, mentale. Abbiamo retto bene i primi 3-4 minuti, abbiamo avuto anche un paio di occasioni là davanti per poter andare in vantaggio, ma dopo che abbiamo preso il secondo gol ho visto ragazzi che gli è subentrata addosso la paura di perdere la partita. E lì il roller è stato bravo a fondare. Loro straorganizzati, proprio negli spaziature in primis. Sono giocatori qualitativamente preparati, Leo sta facendo un ottimo lavoro a livello tattico, credo che l'unica squadra che ho visto giocare a un certo livello in queste finali è indubbiamente il roller. Gli faccio un in bocca al lupo per la finale di oggi, perché Leo per me è come un figlio acquisito per la grande amicizia che ci lega. Sappiamo con i De Geroni e Bertolucci. Anche se ieri sera non erano molto amici. No, neanche a vedere la partita io e lui, però insomma devo dire che hanno meritato questa finale e spero possano vincere lo scudetto. Per il resto ai miei ragazzi posso solo che dirgli bravi per l'impegno e lo sforzo che hanno fatto, perché non era facile a livello fisico reggere questi 3-4 giorni. Ho già detto che l'anno prossimo vedremo poi dove sarai con questi. Ma sicuramente questi tutti a primo anno, quindi è un'impronta importante che abbiamo dato, un'esperienza forte che ci portiamo dietro. Vediamo poi il futuro cosa ci riserva. Intanto oggi vogliamo vincere il terzo e quarto posto. Ok. Come sempre, vincere, direi che è il dogma dei Bertolucci e anche di De Gerone, direi ciao, bravo, complimenti, bella squadra. Grazie.
Grazie mille, grazie mille. Hai lavorato bene, su con Enrico abbiamo anche parlato un po' di te chiaramente, perché sei, che non è tanto che alleni però, a differenza sua. No, sono 6-7 anni, quest'anno è il settimo anno che alleno, la società mi ha dato la possibilità di iniziare ad avere un gruppo con cui c'è stata una grande costruzione. Ringrazio chi prima di me ha lavorato con questi ragazzi per farmi ereditare qualcosa di veramente importante, che mi permette di trovare dei ragazzi pronti già tecnicamente, fisicamente, di pattinaggio e tutto quanto, aperti mentalmente, dove posso mettere le mie idee e loro riescono ad adattarsi subito. Quindi devo ringraziare la società per questa opportunità, chi ha lavorato prima di me e chi, come soprattutto i miei genitori, chi più hockeisticamente, chi più a livello di persona mi aiuta ogni giorno e mi sostiene per dare meglio di me. Hai detto tutto tu, direi che poi in pista si è visto, nel senso il materiale che hai in mano, ci sono state azioni, mi viene in mente se non sbaglio il 2-0 in cui recuperato palla, è andato in contropiede, due si sono aperti, due linee di passaggio, sei andato in porta, sembra banale magari per chi non guarda i ragazzini, ma quando 13-14 anni sanno già dove mettersi, non è frutto del caso ma di un grande lavoro. Sì, sì, sicuramente, come dicevo, io sto lavorando con loro da 8 mesi e ho trovato una base solidissima su cui lavorare e su cui mettere le mie idee. Sicuramente loro sono molto preparati questa partita, sono stati bravi perché comunque sono comunque ragazzini da 14 anni in una semifinale dove si poteva rischiare di perdere la testa, andare in agitazione e tutto quanto, invece siamo stati tranquilli, abbiamo tenuto la partita. E eravamo messi meglio sotto tanti aspetti rispetto a Pumas e abbiamo fatto la nostra partita anche quello di età, no? Anni più. Adesso noi andiamo perché ragazzi del Modena potete entrare, quindi. Noi ci vediamo stasera dopo le 18 la finale, ciao.